Benvenuti nel mio canale Creando con i Filati. I protagonisti di questo progetto sono il filato Chuck e la retta Slim. È di color blu, pesa 150 grammi ed è lungo 495 metri. Ha una composizione del 100% poliamide. Il filato Chuck di color blu pesa 100 grammi ed è lungo 440 metri. Ha una composizione del 40% acrilico, 60% poliamide. Ferri consigliati 2,5-3, uncinetto 2,5. Poi ci serviranno un paio di manici, un paio di forbici, del filo nero per cucire la fodera, un uncinetto numero 3, due aghi, uno da lana e uno più piccolo per cucire la fodera, un marcapunti e uno scampolo di stoffa. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, per realizzare questo progetto utilizzeremo il filato a retta slim e il chuck e l'uncinetto numero 2,5 e il 3. La costruzione di questa borsa sarà realizzata da un pannello largo 43 cm per un'altezza di 60. Una volta terminato andremo a inserire la fodera, dopodiché andremo a eseguire giri di maglie basse per tutto il perimetro, realizzando delle riduzioni. Una volta terminate queste riduzioni, andremo avanti con giri di maglie basse sottostanti, fino a creare una piccola fascia, in modo da avere una bella resistenza. Una volta terminata questa prima parte, non ci rimane altro che inserire i manici con l'aiuto di 4 passantini. Comunque è un progetto facile alla portata di tutti, ve ne renderete conto durante il tutorial. Detto questo, andiamo avanti con l'esecuzione del lavoro. Dunque, per realizzare questa borsa dobbiamo creare un pannello largo 39 cm per una lunghezza di 60. Ho avviato 30 catenelle utilizzando il filato a retta slim e il chuck. Quindi, una volta avviate le 90 catenelle, ne realizziamo una in più. Facciamo una maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto, più una catenella che sostituiscono la maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia successiva, maglia alta, e andiamo avanti per tutta la riga realizzando le maglie alte. Dunque, una volta completata la prima riga di maglie alte, sono arrivata ad ottenere una larghezza di 43 cm. Sono 4 cm in più rispetto alla catenella d'avvio. Ovviamente, quando si realizza il primo giro di lavorazione, il pannello si allarga. Quindi, se volete una borsa un po' più piccolina, dovete avviare meno catenelle. Quindi, riprendiamo il lavoro e avviamo il secondo giro. Avviamo le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia successiva, maglia alta, e andiamo avanti per tutta la riga realizzando le maglie alte. Una volta terminata questa seconda riga, andiamo avanti con righe di andata e ritorno di maglie alte sottostanti fino a raggiungere un'altezza di 60 cm. Dunque ho proseguito per un totale di 59 righe e sono arrivata ad ottenere un pannello largo 43 cm per un'altezza di 60. Arrivato a questo punto andremo a realizzare una riga di maglie basse nei laterali. Facciamo finta che questo sia il pannello della borsa. Una volta terminata questa riga di maglie basse sia a sinistra che a destra,
andremo avanti eseguendo righe di maglie basse per tutto il perimetro. Detto questo, procediamo con l'esecuzione del lavoro. Abbiamo una catenella e una maglia bassa. Maglia successiva, maglia bassa. E andiamo avanti lavorando morbido. Una volta terminata questa riga di maglie basse, contiamo le maglie, dopodiché andremo a realizzare la stessa quantità di maglie nel lato opposto. Dunque, dopo aver terminato la riga di maglie basse nei laterali, sono andata a ritagliare un pezzo di stoffa. Largo 45 cm per 62. Ho calcolato un centimetro in più per lato. Nel momento in cui andremo a cucire la fodera nel pannello, il centimetro in più lo andiamo a ripiegare in questo modo e inseriamo degli spilli in modo da facilitare la cucitura. Detto questo, procediamo con la cucitura per poi proseguire con i giri di maglie basse per tutto il perimetro del pannello. Dunque, dopo aver completato di cucire la fodera, dobbiamo realizzare un giro di maglie basse per tutto il perimetro. Una volta terminato il primo giro, andremo avanti con i giri di maglie basse. Allora, prendiamo l'uncinetto numero 3, in questo caso andrò a utilizzare solamente il filato Chuck. E iniziamo dalla parte del dritto. Possiamo iniziare da un punto qualsiasi. Facciamo direttamente una maglia bassa. Punto successivo, maglia bassa e andiamo avanti così per tutto il perimetro. Sono arrivata al termine del giro. Anziché chiudere con una maglia bassissima, chiuderò con una maglia bassa. E inserisco un marcapunti che sta ad indicare dove termina il giro. Completo il secondo giro di maglie basse e chiudo con una maglia bassa. E rimettiamo il marcapunti. Quindi, dopo aver realizzato due giri di maglie basse, in questo terzo giro andremo a realizzare delle riduzioni. Facciamo una maglia bassa e una riduzione. Entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo e non chiudiamo. Maglia successiva, prendiamo il filo, tre maglie sull'uncinetto e chiudiamo. E abbiamo realizzato una riduzione. Poi facciamo una maglia bassa, una riduzione, entriamo,
Prendiamo il filo, entriamo nella maglia successiva, 3 maglie sull'uncinetto e chiudiamo. Maglia successiva, maglia bassa. Andiamo avanti per tutto il giro realizzando una riduzione e una maglia bassa. Completiamo con una maglia bassa. E abbiamo un secondo giro di riduzioni. Facciamo una maglia bassa e una riduzione. Entriamo, prendiamo il filo e non chiudo. Maglia successiva, prendo il filo, 3 maglie sull'uncinetto e chiudiamo. Una maglia bassa sottostante. Una riduzione. Entriamo, prendiamo il filo e non chiudo. Maglia successiva, prendiamo il filo, 3 maglie sull'uncinetto e chiudiamo. Una maglia bassa. E andiamo avanti per tutto il giro realizzando una maglia bassa e una riduzione. Abbiamo il terzo giro di riduzioni, quindi tolgo il marcapunti e completo il giro con una maglia bassa. Poi facciamo una maglia bassa e una riduzione. Entriamo, prendiamo il filo e non chiudo. Maglia successiva. Prendo il filo, 3 maglie sull'uncinetto e chiudiamo e andiamo avanti per tutto il perimetro della borsa realizzando una maglia bassa e una riduzione. Ho completato il giro. In totale abbiamo creato 3 giri di maglie basse e di riduzioni. Arrivato a questo punto andrò a lavorare le maglie basse sottostanti senza creare nessuna riduzione. Quindi il giro termina in questo punto. Togliamo il marcapunti, realizziamo una maglia bassa e inseriamo il marcapunti. E andiamo avanti per tutto il perimetro realizzando le maglie basse sottostanti. Sono andata avanti per un totale di 13 righe di maglie basse sottostanti che corrispondono ad un'altezza di 4 cm. Arrivato a questo punto andremo a realizzare altre 13 righe di maglie basse. L'unica differenza è che in questo giro, anziché prendere tutte e due le asole, ne prenderemo una. In questo modo andiamo a creare una linea che sta ad indicare il segno dove andrà piegata la fascetta. Vedete? In questo modo andremo a rafforzare questa parte dove saranno applicati i manici. Quindi completiamo il giro in questo punto, ma anziché lavorare, vedete, prendendo le due asoline, ne prendiamo solo una. E rimettiamo il marcapunti. Vedete, prendiamo solo questa asolina.
Dunque sono arrivata quasi alla fine del giro. Anziché chiudere con una maglia bassa, chiuderemo con una maglia bassissima. Questa chiusura va fatta solamente in questo giro dove abbiamo lavorato solamente un'asola. Dai giri successivi andremo a chiudere sempre con una maglia bassa. Quindi iniziamo con una catenella e una maglia bassa. E inseriamo il marcapunti. Per quanto riguarda i giri successivi, non avete bisogno di realizzare la catenella, ma lavorare direttamente la maglia bassa. Quindi andiamo avanti per un totale di 12 righe di maglie basse sottostanti. Prendendo tutte e due le asole. Dunque sono andata avanti con le righe di maglie basse, dopodiché ho tagliato un po' di filo in più che ci servirà per realizzare la cucitura. Allora, potete rivoltare la fascia o all'interno, in questo modo qua, oppure all'esterno. Io la lascerò all'esterno. Dunque, una volta sistemata bene la fascia, possiamo pensare alla cucitura. Ho terminato di realizzare la cucitura, vedete, questo è come si presenta. Arrivato a questo punto possiamo inserire i manici e abbiamo due modi. O li cuciamo direttamente nella borsa in questo modo, oppure andiamo a realizzare quattro passantini come questi, che andranno inseriti in questo modo, tra il manico e poi cucito nella borsa. Nel mio caso utilizzerò la seconda opzione. Quindi ne ho realizzati tre, il quarto lo faremo insieme. Per fare in modo che la lavorazione sia un po' più rigida, andrò a utilizzare l'uncinetto numero 2,5 e abbiamo 6 catenelle. Realizziamo una maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto. Maglia successiva, maglia bassa e andiamo avanti per un totale di 5 maglie basse. Voltiamo il lavoro e facciamo una catenella e una maglia bassa.
e lavoriamo le maglie basse sottostanti. Quindi dobbiamo proseguire con righe di andata e ritorno di maglie basse per un totale di 60 volte, che corrisponderanno a un'altezza di 20 cm. Una volta piegato in due sarà di 10 cm. Ho terminato le 60 righe che corrispondono a un totale di 20 cm. A questo punto l'andremo a piegare in due. E realizziamo una riga di maglie basse prendendo i due lembi. Questo filo lo facciamo passare sotto e andiamo a chiudere questa parte realizzando le maglie basse. Facciamo una catenella e una maglia bassa. Completiamo la riga con una maglia bassissima. A questo punto possiamo tagliare il filo. Inseriamo l'uncinetto all'interno e facciamo passare il filo. Completiamo chiudendo questa parte realizzando la riga di maglie basse. Completiamo la riga con una maglia bassissima. A questo punto tagliamo il filo, prendiamo un ago da lana e facciamo sparire i fili di lavorazione. Arrivato a questo punto siamo pronti per inserire i manici. Dobbiamo prendere alcune misure. Allora, da questo primo marcapunti fino a questo, che sarebbe questa larghezza qua, sono 12 maglie basse. Tra questo marcapunti e questo sono 6. La stessa cosa l'ho ripetuta per tutti e quattro i lati. Lasciamo 12 maglie basse da questo punto a questo.
all'interno dei marcapunti 6 maglie basse. Queste 6 maglie basse corrispondono alla larghezza del passantino. Vedete? Ho lasciato solamente 2 righe di maglie basse, 1 e 2, nella terza ho bloccato il passantino. E voilà, siamo arrivati alla fine del progetto. Ho inserito anche questo piccolo ciondolo che troverete nel portale della Tessiland. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li troverete sotto il video, all'inizio del video e nell'anteprima della community di YouTube. Mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto, se così fosse condividete e lasciatemi un like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi progetti. Vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.